tassazione e riduciamo la Allora, tassazione, aspettate, perché se aspetti fino ad Cazzola. agosto chi fa impresa, ragazzi, paga lo Stato, chi paga qualcosa per le pensioni? Io non mi arrendo alla logica dei Cazzola, dei Renzi, delle Merkel, dove bisogna accontentarsi del ribasso, dei mini lavori alla tedesca da 450 euro al mese che dopo Allora, breve 35 anni di lavoro ti danno Cazzola, 115 euro di guardate, pensione. Quella è è fame, un non percorso è che ci porterà proprio pensione. al fisco, quindi vi prego di seguirlo. Breve replica Cazzola, poi vi faccio vedere chi Allora, di vitalizio ne ha io uno, ma sarò due. breve. Giannini e Bertucci, prego. Allora, chieda L'Italia al l'ascolta. suo amico Roberto Maroni per quale ragione, quando fece la riforma delle pensioni, lui fece uno scalone di 3 anni, da 58 a 60 anni, tanto che il governo Prodi fu costretto, secondo me sbagliò, ma fu costretto a rimediare nel 2006, mettendo a carico degli italiani 7.500 miliardi in 10 anni. Salvini, Quindi vede breve, che nessuno è poi abbiamo pulito. Giannini, Quando prego. noi alla un riforma conto, Fornero, un sui conto due è tratti arrivare principali della a riforma Fornero, le ha 60 fatti il anni, governo un di conto è centrodestra? 67 Come? anni. Cazzola, lei si rende conto di cosa vuol Ma dire 67 lavorare in anni si... fabbrica fino a 67 anni? Lavorare a scuola o lavorare in Ma la ospedale fino a maggioranza dei 67 lavoratori va in anni? pensione di anzianità, 600.000 lavoratori sono andati in pensione di anzianità, 450.000 di vecchiaia dal Non 2012 a vi oggi. scaldate perché c'è di peggio, Emanuela Pendola, i doppi vitalizi, No, guardate. figurati, va bene.